Hanno preso il via questa mattina i lavori per la bonifica di circa 800 caditoie e delle oltre 4.000 presenti nel territorio comunale. Gli interventi sono in fase di svolgimento già nel sottopassaggio di Via Martiri di Via Fani, zona tra le più vulnerabili riguardo i potenziali pericoli derivanti dal dissesto idrogeologico. Le operazioni vengono eseguite da un'impresa di Trapitello che nel dicembre scorso si è aggiudicato l'appalto mediante gara. Per le operazioni idrauliche è stata preventivata una spesa complessiva di circa 40.000 euro. Per le attività di spurgo viene impiegato un mezzo dotato di escavatore a risucchio in grado di aspirare rapidamente qualsiasi tipo di materiale solido, liquido e melmoso accumulatosi all'interno delle caditoie. Nel cronoprogramma sono previsti interventi mirati anche in via Carolina, lungo alcuni tratti di via Callipoli, il viale Sturzo, il viale Libertà, via Luigi Pirandello e inoltre Corso Italia, il sottopasso di via Marte e di via Fani, dove sono iniziati i lavori questa mattina, e via Penturo, nella frazione di Santa Maria la Strada. Gli interventi prevedono anche la realizzazione di due nuove batterie di caditoie, anche in via dell'Acacia, a San Giovanni e Montebello e lungo un tratto di via Romagna, nel quartiere popolare Jungo.